Buonasera e benvenuti al TGN, siamo in diretta da Milano, la nostra edizione del telegiornale non può che aprirsi con la questione maltempo, i fiumi di Milano che con le esondazioni preoccupano e le polemiche sulle vasche di laminazione, una è stata aperta dal Comune di Milano ma se ne attendono altre quattro, botta e risposta tra Comune e Regione, sentiamo il servizio. Sulle vasche di laminazione non si è lamentato il sindaco Sala, che conosce la situazione, si è lamentato invece l'assessore Granelli, che evidentemente non conosce la situazione. Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Ieri l'assessore alla sicurezza del comune Marco Granelli aveva sottolineato che la vasca di contenimento di Bresso aveva svolto il proprio lavoro, ma è essenziale che la regione porti a termine i progetti delle altre tre vasche di contenimento previste a Senago, Lentate e Paderno Dugnano. È l'insieme di queste infrastrutture che può determinare la soluzione una volta per tutte dei continui allagamenti a Milano e in provincia in occasione di importanti precipitazioni. Non si è lamentato il sindaco Sala, che conosce la situazione, si è lamentato l'assessore Granelli, che evidentemente non sa molto bene la situazione, perché noi stiamo realizzando le vasche di laminazione i cui lavori sono iniziati in ritardo, non per colpa nostra, ma per una questione legata alle decisioni sulle quali il territorio non riusciva a trovare una sintesi. Se poi l'assessore Granelli vuole fare polemica per cercare di nascondere le sue problematiche, buon per lui, a noi non interessa, noi cerchiamo di fare le cose utili per la comunità e non vogliamo mai polemizzare. Numeri sempre preoccupanti, quelli della pioggia a Milano e Lombardia. In 15 ore è scesa la pioggia che generalmente negli altri anni cade nell'intero mese di maggio, in 31 giorni. 130 mm di acqua con punte anche di 200 appunto nelle ultime 15 ore. Un'alluvione definita storica dagli esperti. E allora andiamo a capire meglio di cosa si tratta e a fare anche un quadro storico delle alluvioni che hanno causato maggiori danni. Pioggia, pioggia e ancora pioggia, mai così tanta, secondo gli esperti della Protezione Civile, negli ultimi 170 anni. Ieri nel capoluogo lombardo sono scesi 120-130 mm localizzati di pioggia in un solo giorno. In 15 ore è scesa la pioggia che normalmente cade in un mese. Una quantità d'acqua pazzesca che ha messo in grave difficoltà tutta la Lombardia e in particolare le province di Milano, Lodi e Varese. Oltre 600 gli interventi dei vigili del fuoco nel territorio regionale. È stata definita storica l'alluvione che ha colpito la nostra regione. Sul 30% del territorio regionale è caduto in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell'intero mese di maggio, ma con picchi in alcuni casi persino doppi, hanno spiegato i meteorologi di Trebi Meteo. Punte di oltre 120 mm sono state infatti registrate in modo diffuso nel Lodigiano, nel Milanese, in Brianza e nel Varesotto, con picchi persino superiori ai 200 mm. La stessa perturbazione ha successivamente causato condizioni di severo maltempo tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. Responsabile dell'ondata di maltempo, una particolare configurazione chiamata blocco a omega. Nel caso specifico, la perturbazione che ha colpito il nord ha subito un forte rallentamento con conseguente persistenza del maltempo sulle stesse zone per diverse ore. Questo a causa di un anticiclone presente sulla Scandinavia che ha fatto davvero e proprio blocco. Dall'altra parte una seconda perturbazione insiste sull'Europa orientale. Abbiamo dunque un grande anticiclone centrale con ai fianchi le due basse pressioni ed è proprio questo il cosiddetto blocco ad omega. E il maltempo continua a creare disagi a Milano, un albero caduto sulla rete aerea di tram 214 ha costretto a interrompere temporaneamente il servizio, come è stato reso noto da TM, con variazioni per il tram 2 sostituito da un autobus tra piazza 6 febbraio e piazzale Cantore, così come il tram 14 sostituito da un bus tra piazzale Cantore e Lorenteggio. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha confermato l'avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico. Piogge che continueranno a cadere copiose in città, a Milano e sui territori a nord e nord-est,
percorsi dai bacini di Seveso e Lambro, la protezione civile con il centro operativo comunale è attivo per i monitoraggi dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli interventi. La situazione alla vasca del Seveso è che in parte è stata svuotata per consentire di tornare ad utilizzarla se le piogge dovessero portare nuova acqua appunto nella zona del nella zona milanese del Seveso. Durante l'allerta meteo si invita tutti i cittadini si invitano a non sostare sotto gli alberi. Andiamo a vedere però con le nostre telecamere, con Jacopo Casoni, oggi a Metropolis, inviato proprio nelle zone più critiche, per fare un punto della situazione in un riassunto dei momenti più significativi di Metropolis, condotto da Stefania Cattaneo. Il servizio. Siamo in via Valfurva, fulcro delle esondazioni del Seveso degli anni precedenti. Questa è andata relativamente bene rispetto al passato, merito di quella vasca che ieri si discuteva, dura poco, 10 ore, ne servono di più, però per voi è stato un toccasana. Sì, è stato un toccasano, ha funzionato non solo ieri, ma anche qualche settimana fa ha funzionato. Devo dire che qui in via Valfurva il disagio un po' c'è stato, perché chiaramente l'allarme c'è, l'allerta c'è, quindi un po' di disagio c'è, però l'acqua, il fiume non ha esondato e quindi è tutto, per il momento è tutto regolare. Ecco. Ci sono un po' di tracce qui, vedete, di fango, ma in realtà è già tutto asciutto, la vita non si è praticamente mai fermata o quasi in questa parte di Milano. Là in fondo lo vedete, lo intuite almeno, c'è il mercato, per cui è come se fosse un giovedì qualunque. Siamo a Exodus, la comunità all'interno del Parco Lambro di Don Antonio Mazzi. L'acqua è arrivata dal Lambro che è là in fondo ed è entrata anche in questa struttura, la cascina. Lo vedete, stanno cercando di ripulire al meglio, anche perché bisogna poi trovare il modo di affrontare un'eventuale seconda ondata di piena che potrebbe arrivare, visto che l'allerta arancione è ancora tale e quindi, come vedete, stanno ripulendo. Vi faccio vedere solo una cosa, questa è l'altezza a cui è arrivata l'onda di ieri. Lo vedete, qui siamo quasi a due spanne d'acqua. Quindi è una situazione molto particolare. Poco prima di mezzogiorno, e vedete, il Lambro è discretamente arrabbiato, diciamo così, e c'è la possibilità che, visto che dalle 10 ha cominciato a piovere a monte, quando arriverà la nuova ondata di piena a valle possa tranquillamente e serenamente riuscire un'altra volta. Vedete i rifiuti portati fuori dal letto del fiume da questa piena, che è ancora in corso, perché il fiume Lambro non dovrebbe essere così. Non è questa la sua altezza, ma soprattutto non dovrebbe esserci questa palude nella quale si è trasformato il Parco Lambro in queste ore. Una situazione che abbiamo già visto altre volte, nel 2014 una piena ancora più disastrosa rispetto a quella di ieri. Ha ricominciato a piovere, qui a Ponte Lambro ci sono tante squadre di protezione civile che stanno lavorando, soprattutto in questi contesti, che sono quelli dei cortili, che come vedete sono ancora in condizioni drammatiche, difficili, con una spanna d'acqua abbondante all'interno, con tutti i mobili e altre cose rimaste a galleggiare, diciamo così, o ad appoggiare sul fondo, con i tombini aperti e con un'allerta che è ancora altissima e continua a essere altissima, e che questa pioggia certamente non farà scendere per nulla. Avete visto le immagini di questo reportage curato splendidamente da Jacopo Casoni. Andiamo adesso alla cronaca di Milano. La Guardia di Finanza ha arrestato il titolare di 14 supermercati lombardi della catena cinese Aumai, accusa di frode fiscale e sequestro preventivo da 6 milioni di euro, come ci spiega Alberto Carreras. Con l'accusa di una frode fiscale da 20 milioni di euro, la Guardia di Finanza di Monza ha arrestato il titolare di 14 supermercati della catena cinese Aumai. Per giustificare l'acquisto in nero di tonnellate di indumenti arrivati dalla Cina, senza una bolla di accompagnamento e un documento fiscale, avevano organizzato un complesso sistema di società cartiere. Per lui lavoravano una ventina di aziende che emettevano centinaia di fatture false, ma che delle aziende avevano solamente lo stretto indispensabile, ad esempio la sola partita IVA.
In tutto, tra il 2019 e il 2020, questo sistema ha permesso di staccare 20 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti e di frodare 6 milioni di euro al fisco. È l'accusa che la Procura della Repubblica di Monza contesta al proprietario di 14 negozi della catena Aumai, sparsi per tutta la Lombardia. Queste le ragioni per le quali l'uomo, un cinquantenne cinese residente a Brescia, è stato arrestato e si trova in custodia cautelare nel carcere di Canton Mombello. Una donna, sua connazionale, si trova agli arresti domiciliari, sempre a Brescia. Misure il giudice del Tribunale di Monza ha disposto anche per altre tre persone. Due collaboratori, entrambi di nazionalità cinese, sono stati interdetti dall'attività imprenditoriale, mentre al terzo, cinese a sua volta, è stato imposto il divieto di espatrio. Gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro preventivo per l'equivalente di 6 milioni di euro, sia in disponibilità liquida che in titoli e beni immobili. Si chiude la vicenda dei ragazzi che lo scorso gennaio avevano teso in Viale Toscana a Milano, in circonvallazione, in piena circonvallazione, un cavo d'acciaio pericolosissimo perché avrebbe potuto colpire, addirittura uccidere, come in casi avvenuti in altre città del mondo, delle persone. Oggi la sentenza, 3 anni di reclusione nel processo con rito abbreviato, quindi il colpevole ha scelto il rito abbreviato che consente di scontare un terzo della pena. Alex Baiocchi, che era stato fermato lo scorso gennaio poche ore dopo l'episodio in Viale Toscana, quindi prende una condanna a 3 anni di reclusione. Ha aiutato la pena lieve anche il fatto che sia lui sia gli altri ragazzi coinvolti si sono detti pentiti di questo episodio. Adesso andiamo a Fiera Milano, perché sui tetti di Fiera Milano oggi c'è un grande record, l'impianto fotovoltaico più grande d'Italia, che permetterà appunto ai padiglioni espositivi di Fiera Milano a RO, attivi da oggi, di fornire energia. L'infrastruttura è stata inaugurata questa mattina alla presenza del governatore Attilio Fontana e realizzata A2A insieme a Fondazione Fiera attraverso la joint venture Fair Renew, ed è costituita da circa 50.000 pannelli fotovoltaici che potete vedere distribuiti su 330.000 metri quadrati di copertura dei padiglioni. Immagini molto belle anche dall'alto, dal drone, di questa copertura. Una struttura che rappresenta un esempio di eccellenza nazionale e mondiale nell'ambito delle energie rinnovabili e consentirà non solo di dare energia alla struttura di Fiera Milano, ma è atteso permetterà di evitare l'emissione di 9.800 tonnellate di CO2 con una potenza installata totale di 18.000 megawatt. Il sistema fotovoltaico consentirà di coprire una parte dei fabbisogni di Fiera Milano per il quartiere espositivo a RO, mentre la quota residuale dell'energia green generata verrà immessa nella rete energetica nazionale. Su questo progetto andiamo a sentire un'intervista realizzata al presidente di Fondazione Fiera, Pazzali. Queste le sue parole nell'arco dell'inaugurazione odierna. Presidente Pazzali, che importanza ha questo nuovo impianto per Fondazione Fiera Milano? Ha un impatto fondamentale sulla competitività di Fiera Milano, che grazie a questo impianto sarà possibile essere l'impianto fieristico più sostenibile del nostro paese e quindi con la capacità di attrarre eventi internazionali che chiedono la sostenibilità come prerequisito. Anche in previsione dei giochi olimpici, questo può essere un tassello importante. Sì, questo impianto consentirà di rendere quasi autonomo tutta la gestione energetica delle Olimpiadi, delle gare che si svolgeranno su questi impianti, sulle due piattaforme, lo speed skating e l'hockey di ghiaccio femminile. E adesso vi portiamo a vedere una mostra a cui
teniamo molto, una mostra fotografica itinerante per raccontare la bellezza delle relazioni e dei gesti, della cura all'interno delle famiglie colte nella propria dimensione intima e autentica. L'iniziativa, promossa dal CISF, il Centro Internazionale Studi Famiglia, centro di ricerca del gruppo editoriale San Paolo, gruppo editoriale anche di Telenova, in occasione del suo 50° anniversario, intitolata We Home, ed è stata inaugurata ieri in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia a Milano presso la Fondazione Ambrosianeum, dove resterà esposta fino al prossimo 31 maggio. Protagoniste della mostra, 10 famiglie italiane, ritratte dai fotografi Roberto Morelli e Simone Durante in 50 scatti negli attimi del loro quotidiano. Il progetto è guidato dal sociologo Francesco Belletti, in collaborazione con Famiglia Cristiana e con il gruppo San Paolo, con il contributo di BCC Milano. Il percorso visivo è accompagnato dalle didascalie podcast realizzate da Officina del Podcast a cura di Francesca Mineo. In occasione del suo 50° anniversario, il CISF ha indicato come centrale il tema di ricerca dedicato alla dimensione dell'abitare delle famiglie, un macro argomento che rappresenta una sfida ambiziosa attraverso cui leggere il tempo che stiamo vivendo secondo uno sguardo sia prospettico sia intergenerazionale. Nei prossimi giorni poi si terranno le altre iniziative, tra cui segnaliamo il 21 maggio alle ore 18 il convegno La famiglia abita casa. E ora ci spostiamo nella nostra consueta pagina curata da Anna Maria Braccini, dedicata alla Diocesi di Milano. È stata presentata presso la Veneranda Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana la prima guida della biblioteca stessa, una pubblicazione di 300 pagine, particolarmente prestigiosa, suggerita dall'arcivescovo, che non ha voluto mancare all'incontro. Allora, andiamo a vedere il servizio. Mi immagino che tutta questa meravigliosa cultura sia come per dire che i popoli e gli uomini possono intendersi, possono parlarsi. È semplice, breve, insieme di alto valore simbolico e umano, l'auspicio che l'arcivescovo, anche nella sua veste di gran cancelliere della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, rivolge ai partecipanti riuniti presso la sala delle accademie della prestigiosa istituzione voluta da Federico Borromeo per la presentazione della guida della biblioteca. Un volume di 300 pagine illustrato con altrettante, se non più, immagini, in una veste editoriale patinata ed estremamente elegante, a cura del Collegio dei Dottori dell'Ambrosiana, che ne hanno firmati diversi capitoli con testi di accompagnamento, la pubblicazione è la prima in assoluto che riguardi la biblioteca. Come ha sottolineato nel suo saluto iniziale il prefetto Monsignor Marco Navoni, parole condivise da Lorenzo Ornaghi, presidente della Congregazione dei Conservatori. I libri importanti possono continuare a essere non solo un prodotto della cultura, ma siano anche un produttore di cultura, soprattutto quando culture secolari sembrano un po' rannicchiarsi su se stesse. Come sempre stato del resto per l'Ambrosiana, con i suoi 35.000 manoscritti e il milione di volumi a stampa conservati nella biblioteca. Sul filo dei ricordi milanesi e delle sue profonde conoscenze ed esperienze storiche e intellettuali si snoda il corposo intervento di Franco Cardini. Noi abbiamo rinunziato alla critica, abbiamo rinunziato alla valorizzazione di noi stessi. Ecco, un libro come questo ti fa vedere delle immagini, e queste immagini sono sobriamente ma molto ben commentate. E vi ricordo, dopo questo telegiornale, la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi, a cura di Anna Maria Braccini, che questa sera propone un approfondimento proprio sui temi emersi nel corso della presentazione della guida della biblioteca ambrosiana. Chiudiamo con la festa dell'Inter, perché domani, giornata particolare per i nerazzurri, alle ore 11 in Sala Alessi a Palazzo Marino si terrà infatti la cerimonia di conferimento dell'Ambrogino d'oro all'Inter per aver vinto la seconda stella, raggiungendo così il 20° titolo di campione d'Italia. La squadra sarà presente a Palazzo Marino con il sindaco di Milano Beppe Sala, che consegnerà appunto il riconoscimento alla squadra. Non è, i giocatori passeranno all'ingresso principale, non è però un evento aperto al pubblico.
Era questa l'ultima notizia, vi lascio alla Chiesa della Città Oggi alle notizie sportive, non prima di avervi augurato una buona serata.